Ah, ritornato da scuola. It's time to registrare un nuovo video. E bella a tutti mozzarelloni, io sono Cipo e questo è un nuovissimo video. Oggi siamo qua con i 15 siti strani del web. Infatti proprio il sito si chiama i 15 siti più strani, pazzi del web. E ragazzi, il link in descrizione se appunto volete provare quello che mostrerò io adesso in video. Mi sembra ovvio che per guardare questi siti una bella tazza di tè può accompagnare solo. Se siete stanchi di navigare nei soliti siti web e cercate qualcosa di nuovo, siete nel posto giusto. Oggi vi presento una raccolta dei 15 siti web più strani, mai visti, curiosi e fuori dal comune, che vi regaleranno 10 minuti di divertimento. Numero 1, Console Living Room. È possibile giocare a 900 giochi arcade classici sul tuo browser. In poche parole, in questo sito sono conservati 900, quanti sono? Sì, 900 giochi arcade, di quelli lì proprio arcade vecchi, che appunto possiamo rigiocare in un unico sito, direttamente dal browser. Per esempio, un gioco classico, Pac-Man, possiamo giocarci. Appunto, basta che facciamo click to begin. Intanto beviamo il nostro bel tè. Ok, ha finito di caricare. Come si fa a giocare? Ok, va in automatico. Facciamo easy, proprio easy. Vai, non va. Press button on keypad, ovvero la tastiera. Ma io premo uno per la difficoltà facile, non va. È buggatissimo sto gioco. Ho capito che è un sito pazzo, ma almeno funziona, dai. Proviamo Sonic. Sonic è anche molto conosciuto. Metto le cuffie perché c'è l'audio. E facciamo press button. Quale button? Perché sono tutti buggati? Non va nessun bottone. Ah, ok, va. Sì, però lagga un pochettino. Ok, poi 2, The Useless Web, molto simile a Stumble Upon, ma invece di siti utili ed educativi mi mostrerà casualmente un'enormità di siti completamente inutili ma divertenti da vedere. Siamo proprio curiosi noi. Ok, Take Me to a Useless Website, quindi clicchiamo questo bottone e ci genererà in automatico un sito strano, inutile. Pronto, mozzarella a domicilio? Proviamo un altro sito. Pointer Pointer. Ah, questo è figo. Dobbiamo posizionare il puntatore in una parte e uscirà una foto che tipo indicherà il puntatore. Tipo così, guarda, c'è il dito. Oppure se lo posizioniamo lì, vedete, è molto figo. È una droga, continuerà all'infinito. Comunque, ultimo sito, lo devo provare, ultimo sito. Vabbè. Terzo sito, ragazzi, Mental Floss, fatti casuali, interessanti e sorprendenti. Però è tutto in inglese, purtroppo. Cose. Quarto sito, ragazzi, Plink, fai musica con altre persone collegate online. Facendo musica mi servono le cuffie, ovviamente. Allora, in pratica ci collegheremo tipo ad una partita con altri giocatori e dovremo tipo creare della musica. Ci scegliamo un nickname, facciamo ovviamente Cipo. Siamo da soli? No, che brutto. Madonna, ragazzi. L'avevo già provato molto tempo fa, però eravamo in 4 giocatori, quindi la cosa era molto più bella perché, come vedete, qua ci sono, ecco, se ne è unito un altro. Se noi scorriamo così, vedete, fa la musica, e se siete in tanti, vedi, si creerà una cosa veramente molto fico. Fighissimo, ragazzi, sentite? Mi auguro sentiate. Martin Garrixki. Quinto sito, ragazzi, SNES Fan, divertiti con i giochi dello SNES sul tuo browser. SNES sarebbe tipo Super NES. Allora, dovrebbe essere come il sito numero 1, quello degli emulatori. E infatti sì, sperando che questo non lagghi. Ok, non sembra laggare questo, per fortuna. Che devo fare? Come devo fare? Non mette il nome. Non mette... Ah, B. B, Y, B. Funzionava solamente con l'Xbox, evidentemente. Poi GeoGuessr, questo impressionante sito vi mostrerà una posizione casuale con Street View e dovrete indovinare la sua posizione nel mondo cliccando su una cartina. Quindi in poche parole, vabbè, giochiamo in single player, in poche parole ci mostrerà una parte da Google Maps e noi dobbiamo indovinare in che stato si trova. In questo caso penso si trovi a nord, quindi verso la Russia. Uno, si trova in Finlandia e abbiamo sbagliato di 4100 km. Questo qui si troverà sicuramente vicino al Messico. Ah no, si trova in Argentina, 9000 km addirittura. Questa sembra molto argentina.
Ah no, è America questa volta. Vabbè ragazzi, settimo sito Wonder How 2 scopri cose impressionanti e utili. Speriamo si capisca qualcosa, non come il sito di prima. Molto interessante, non si capisce niente. Ah boh, sì, sono roba abbastanza interessanti, ma pensavo molto più divertenti stile lercio. Questa sarebbe una pasta e non andrò mai in America se devo mangiare una pasta del genere. Poi, ottavo sito ragazzi, Cholip, raccolta di blog, articoli bizzarri. Mi auguro siano bizzarri, perché tanto beviamo quel tè che c'è rimasto. Headphone companies, no edgeboard, non si capisce niente. Ma che lingua è questa? Oddio, è una lingua sconosciuta. E oddio, questo maiale quanto è bello. La Coca-Cola alla cipolla, la voglio ragazzi, la voglio. E poi c'è questo gatto che è tipo, da fuck? Nono sito ragazzi, IS in space, volare fino allo spazio e avere la possibilità di guardarsi intorno. Questo sarebbe bello da provare con il visore 360 gradi. No, che ficata, veramente? Sì, ma ci mette anni per caricare. E lagga. Non si capisce niente ragazzi, ma solo a me è un problema mio. Poi non carica neanche. Anche se le stesse cose potevo fare con Google Earth 10 anni fa, ma è lo stesso. Poi ragazzi, decimo sito, Uncrate, la guida gadget definitiva per gli uomini. Ho paura. Questi sarebbero gadget? Clench Clock. Questo sarebbe un orologio, bene. Però tutto sommato al casco dei Daft Punk un pensierino ce lo farei tuttavia. Undicesimo sito ragazzi, Where Cool Things Happen, risorsa quotidiana per cose interessanti. No, che bello questo pullman, oddio. Che figata, no. Oddio, i 10 animali più belli del mondo, guarda come ride. No ragazzi, quando siete giù di morale che tutta la vita vi sta andando malamente, andate su questo sito e... Madonna. Oh, non riesci a non ridere con questi animali. Guarda come ti guarda questo. Sono troppo belli. E soprattutto questo che non sembra neanche reale. Guarda. Ti stuprerò mentre dormi. 12° sito ragazzi, Cracked, sito web di liste bizzarri e interessanti. Ci saranno 50.000 cose bizzarre e interessanti. Ne ho trovata solamente una ed è quello dei gatti, cani, animali che ridono. Questo dovrebbe essere un sito alla lercio, però questa alce è bizzarra, lo devo ammettere. 13° sito ragazzi, Flip, si può scrivere un messaggio, vederlo scritto in modo capovolto e poi copiarlo ed incollarlo su Facebook o dove si vuole. L'ho fatto tempo fa sul mio profilo Facebook, per esempio appunto scrivo "è bella a tutti mozzarelloni, ciao" e ve lo metterà al contrario, è molto figo. E tipo posso metterlo su WhatsApp, penso, no? Ok, me lo fa copiare, vediamo cosa rispondono dal gruppo di Tony Game. Christian Porco, che è il grafico di fiducia, poi Nando, Tony, Ciaone. Forse non stanno capendo, ho capito solamente Christian, mi sa. Vabbè, quando guarderanno questo video capiranno. Poi, What Should We Call Me? Si tratta di un blog su Tumblr dove ogni giorno vengono pubblicate delle immagini GIF molto divertenti. Ciascuna di esse è un modo per esprimere con un'immagine animata uno stato d'animo. Tanto a sto punto non ci può andare peggio. What about me? My friend? La prima volta appena si svegli che ti guardi allo specchio, uguale. Quando introduco a un mio amico la mia serie TV preferita. Poi ragazzi, ultimo sito della giornata, Build with Chrome, costruisci qualsiasi cosa con le Lego sul tuo browser. Io ci ho giocato da piccolo un matto ai Lego, costruivo le casettine e l'hanno messo su Google Chrome e tipo wow. Come vedete abbiamo il pavimento di Lego dove posizionare i mattoncini, qua possiamo scegliere il colore, per esempio che ne so, mettiamo rosso, facciamo tipo un muro rosso. Adesso sto facendo molto alla Katsum, però si può fare qualcosa di carino se ci si impegna. Io adesso voglio impegnarmi? No. Come vedete appunto potete scegliere il pezzo, mettete questo. Ci sono anche degli extra tipo delle porte, delle finestre e varie cose. Ovviamente qui tipo c'è una mappa dove tipo potete vedere anche gli altri cosa hanno fatto, in modo da crearsi una sorta di città di Lego. Molto carina come cosa e molto originale. E quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto dovete lasciare un bel pollice in su, un commentone, tante bellissime cose. Link in descrizione se volete provare questi siti. E noi ci vediamo con un prossimo video. Bye bye!